Tu devi sapere che le persone hanno ancora capito una cosa, loro non riescono a cogliere dei giornali, no? I discorsi che noi facciamo sulla pederastia. Eppure noi vi avevamo detto che finché la pederastia è l'atto di un individuo è irrilevante, quando è all'interno di un dettame religioso è devastatrice. Ora, perché i cattolici non hanno mai potuto fare niente contro le nostre accuse? Perché, non solo perché le nostre accuse sono reali, ma perché l'università di Wojtyla, l'università ha dovuto mettere a punto un progetto, attenzione, per redimere i preti pedofili. Cioè, che vuol dire nel linguaggio wojtylano? Cioè, per giustificare la pedofilia da parte dei preti. Questo vuol dire nel linguaggio wojtylano. Però il discorso è questo: preti pedofili sotto i riflettori, inutile chiudere gli occhi anzi dinanzi ad un problema che ha già fatto vacillare le gerarchie ecclesiastiche negli Stati Uniti, in Canada, in Austria, a Vienna qualche anno fa, eccetera. Il problema è: perché in Italia così pochi? Perché la polizia di Stato non è andata a controllare gli orfanotrofi, gli asili nido e tutti i posti dove la gente è indifesa. La polizia di Stato viveva nel mito secondo cui in fondo non è un grande reato da perseguire, c'hanno gli omicidi, c'hanno altre cose da fare. Non è hanno i nudisti da perseguitare. Comunque non è un... perché chiamano perseguitati i nudisti? Sì, no, i nudisti. I nudisti, sì. Ma vuoi mettere la morale? Sì. Cioè, non è un grande reato. Cioè, i reati fatti contro i bambini, fatti contro le persone che crescono, le persone indifese, in fondo non sono un reato. Perché? Perché anche loro sono stati abituati a identificarsi col Dio padrone. In fondo, ricordatevi, è il reato di offesa pubblico ufficiale. Che cos'era? Mi so Dio, te mi offendi a me. Questo è stato rimosso dal Parlamento, è stato dato una collocazione più civile. Però per questo motivo in Italia ci sono stati meno indagini sui preti pedofili che non in altri paesi. Però la quantità di dati che ne abbiamo comunque per denunce di parte è pesantissima. Cioè, se un centesimo di quello l'avessero fatto i satanisti, Francesco, cosa sarebbe successo? Un miliardesimo, neanche un miliardesimo, insomma. Per cui il fatto che l'università e i psicologi di Wojtyla si danno a fare per nascondere il fenomeno, perché questo, in ultima analisi che vogliono fare, è il fenomeno è talmente grande e talmente vasto che ogni cristiano è responsabile morale di stupro, di pedofilia. Sempre. Avanti, Francesco, sopra, se mi sto facendo incassare. No, ma anche una cosa che va chiaramente dimostrata è questa qua. Dice: noi facciamo un'opera per redimere chi ha fatto, non andiamo a rimuovere il perché si formano questo tipo di persone, di personalità, certo. Perché logicamente di fronte a questo problema, se è un caso sporadico, non fa testo, se sono due neanche, ma quando cominciano a essere centinaia, migliaia, e sono continuamente presenti, probabilmente esiste qualche meccanismo di tipo culturale, o personale, o ambientale, o culturale, cioè di cultura, che porta a questo. O ideologico. Cioè, e allora, di conseguenza, una persona corretta e intelligente, e logicamente un cristiano non è mai intelligente, cioè dal punto di vista religioso non è intelligente, dice: vado a rimuovere i motivi che creano questo, cioè nel senso, qual è il motivo culturale che porta a questo? Perché se non arriva da una decorazione dell'ambiente della famiglia in cui vive, se non subisce violenze, perché una persona normale entra in un seminario e a un certo punto comincia a essere pedofilo, o perché chi ha mania religiosa dal punto di vista pedofilo, allora significa che esiste un qualcosa con cui lui viene in contatto, e quando dice: vabbè, se tu vai in contatto con il virus ne viene contagiato, fai di tutto per prevenirli. Logicamente loro non lo possono fare, possono soltanto cercare di sopperire a queste cose, e lo fanno per sopperire perché esiste dall'altra parte un'unione pubblica che ne è scandalizzata da questi comportamenti, ma loro non possono risolvere il problema, non possono limitarlo, non possono toglierlo, perché la causa di queste manifestazioni è il loro credo religioso. Cioè, a un certo punto, se volessimo togliere questo, non dovrebbero più essere cristiani, cioè dovrebbero dire: il nostro Dio è un Dio malvagio, pericoloso, nocivo, dobbiamo toglierlo. E di conseguenza questo non lo posso fare, perché sarebbe la distruzione di loro. E voglio dare in questa, cioè, e non è che lo dica io, cioè nel senso, sappiamo che qui in radio c'è un'iniziativa per Giordano Bruno,
Ma io voglio leggere una cosa più divertente, chiamiamola più divertente. Giordano Bruno è stato mandato a rogo. Bene, la denuncia di un frate diceva, accusava che Giordano Bruno diceva fra che Cristo è un cane becco fottuto can. Lo diceva Giordano Bruno. Diceva che Mosè, la legge da lui data al popolo ebreo, era da esso immaginata e finta. Che tutti i profeti sono stati uomini astuti, finti e bugiardi, e che perciò hanno fatto un male fine, cioè sono stati per giustizia condannati a vituperata morte, come hanno meritato. Che raccomandarsi a santi è cosa ridicolosa e da non farsi. Che Caino fu uomo da bene, che meritevolmente uccise Abel, suo fratello, perché era un tristo e un carnefice d'animali. Un'altra persona che ha fatto denuncia contro Giordano Bruno dice fa, Giordano Bruno diceva fa, che Cristo fu un tristo e che faceva opere triste di sedurre popoli, poteva molto ben predire di dover essere impiccato. E vabbè, una cosa che si è rinunciato è che il mondo è eterno e che, sono infiniti i mondi. Però una cosa che Giordano Bruno se ne è accorto, che la pericolosità non era tanto la Chiesa, non mi frega niente la Chiesa, che Cristo è un cane becco fottuto can. Cioè, lui aveva individuato chiaramente qual era, principale cioè, della questione. Dov'era il problema? Cioè, che lui il Papa fosse buono o cattivo, che fosse, non gli fregava niente, perché logicamente bastava che morisse il Papa e se ne facciamo un altro. Era solo la rappresentazione, la manifestazione, la concretizzazione di un pensiero, ma questo, il pensiero della malvagità non apparteneva al Papa, il Papa è stato un esecutore, e logicamente cosa diceva Giordano Bruno, e questa è la denuncia del frate Celestino d'Averona, autunno 1693. Che Cristo è un cane, vabbè. Becco fottuto cane. 29 febbraio del 2000, dal Gazzettino, la scienza può purificare la religione dall'orrore e dalla superstizione, la religione dal canto suo può purificare la scienza dall'idolatria, dello scientismo e dei falsi assoluti. Sì. Cos'era il mea culpa vogliono fare con la scienza? La scienza deve anche lei fare il mea culpa, perché lei si reputa chissà che cosa. E questo è il mea culpa della Chiesa Cattolica. In pratica la Chiesa Cattolica vuole la giustificazione per tutti quelli che hanno bruciati, no? Ma io c'ho qualcosa di Nones, se ti interessa. Ti interessa qualcosa di Nones? Sai le dichiarazioni dell'amico Nones? Veltroni è andato in Africa e davanti allo sfascio dell'AIDS da cattolico, perché solo un cattolico può fare questa affermazione, ho detto è bene che la Chiesa Cattolica consigli di usare i preservativi. Cioè Veltroni, che è un cattolico, che è illuso che la Chiesa Cattolica sia la propaganda che appare, ma insomma prendi atto, no, che c'è questo problema. E Nones chiaramente si incazza, dice vuole cambiare la morale cattolica. Chiariamoci una cosa, da una parte ci sono le stragi, i morti, dall'altra parte c'è un'affermazione di Veltroni e Nones che dice vuoi cambiare la morale cattolica. Allora proviamo a capire cos'è il senso. La morale cattolica è la costruzione di un campo di sterminio grande come l'Africa, che anziché i forni crematori si usano le condizioni di vita di merda per diffondere l'AIDS. Non cambia assolutamente niente. Quello che Nones vuole difendere è il suo diritto ad avere un campo di sterminio grande come l'Africa. E uno come Veltroni che gli dice, senti, non sarebbe meglio tagliare qualche filo spinato in modo che qualcuno magari si salvi? Scandalizzato Nones, Tonini, poi c'è un elenco qua di personaggi, Nones, Tonini, poi c'ho, vediamo un altro, vediamo se ce n'ho qualcun altro... C'ho anche Formigoni, Elio Sbreccia, un altro prete, si incazzano dicendo lui vuole cambiare la morale cattolica. Ma Claudio, la sofferenza rende simile a Cristo, la sofferenza salva l'uomo, la sofferenza lo rende simile a Dio. Se Cristo ha sofferto per te, vuoi che l'uomo non possa soffrire come Cristo? Facciamolo soffrire, dice Nones, facciamolo soffrire. Cioè questa, attenzione a questa morale, è quello che io vi ripeto sempre,
è che se voi vi identificate col macellaio, voi dite sono gli altri a essere macellati, ma voi non sapete correre, cioè voi non siete in grado di fare come quelle donne del Mozambico che con i figli in spalla correvano per salvarsi sull'elicottero col figlio addosso. Voi questo non lo potete fare. Voi vivete un sistema sociale che vi ha annichilito il cervello, vi ha annichilito le gambe, la forza fisica, vi ha annichilito la capacità di guardarvi attorno. Voi non sapete cogliere l'attimo per correre e salvarvi sull'unico elicottero portandovi dietro il figlio sulle spalle, anche se ne aveste la voglia, anche se ne aveste la volontà. Per cui voi, come me, come Francesco, noi siamo quelli che saremmo macellati. Guardiamo le cose da questo punto di vista e salviamoci la vita. Sì, no, ma vedi, ma questo qua rientra classico nella Bibbia. Cioè, io purtroppo per la conferenza sulla paura mi sono dovuto prendere in mano la Bibbia e ho trovato delle storielle che sono terrificanti. Beh, ad esempio, come un dato che ho scoperto, che ad esempio la mania dello scalpo viene dalla Bibbia. Perché c'è scritto nella Bibbia che quando gli ebrei dovevano scombattere contro i filistei, uno disse a re Davide, fa se tu vuoi mia figlia come sposa, mi porti 100 prepuzzi di filistei e avrai mia figlia. E lui, per dimostrare che era efficiente, ne portò 200. Poi logicamente con i cristiani che hanno problemi sessuali era poco simpatico, capito, andare a tagliare i prepuzzi agli indiani o alle altre persone. Hanno optato per i capelli che insomma era meno sessualmente peccaminoso, capito. Però viene dalla Bibbia, cioè dire intanto il nemico è un pezzo di pelle, è un prepuzio e tu mi dimostri questo. Ma c'è una storia che è molto carina, che è significante sulla paura. Allora, questo Dio così geloso, così mutevole, a un certo punto c'era un re che era un principe, che era Gedeone, gli fu più simpatico, chissà per quale simpatia pedofili, il re Davide, e decise di non parlare più con Gedeone. Gedeone, che parlava con Dio, ne ebbe paura perché Dio non parlava più con lui. Ma lui non aveva la forza di obbligare Dio a parlare con lui, non aveva nessuna forza, perché l'unica sua capacità era quello di accettare passivamente quello che Dio voleva. Di conseguenza la sua vita era nulla, era vuota, e di fronte a questo non ebbe paura. C'è scritto anche nella Bibbia, cioè andatevi a leggere quella porcheria che è la Bibbia, la trovate questa storia. Cosa fece questo Gedeone? Gedeone aveva emanato tutte delle leggi contro le streghe, contro gli indovini, corse da un'indovina a dire aiutami a consultare Dio. L'indovina disse, ma io non posso farlo perché esistono delle leggi, e questo che aveva emanato le leggi disse, io giuro che non ti denuncerò, pur di avere consulto. Ma cosa ne viene fuori da questo? Che lui, accettando di sottomettersi a Dio e al Dio dei cristiani, non aveva più nulla da fare. Nel momento in cui il Dio dei cristiani l'ha sgonfiato, lui era finito, e doveva rivolgersi a chi? A chi aveva in sé la capacità, la volontà, la possibilità, la tecnica, che nonostante le sue leggi che mandavano a uccidere le streghe, che vietavano agli indovini di parlare, gli apparteneva il potere di convocare Dio, di farlo parlare. Allora, di fronte a questa storia, cosa dobbiamo capire? Che è giusto farsi fregare da un Dio dei cristiani che dice rimani in miseria, rimani in squallore, distruggi la tua vita, distruggi ogni tua passione, ogni tuo desiderio, ogni tua ricerca, perché può essere il demonio, può essere la tentazione, fa. Rassegnati nelle mani di Dio, abbandonati nelle mani di Dio, tanto Dio ti vuole bene, tanto Dio ti ama, e anche se viene annientato, tanto non importa, è questo. Però significa che alla fine rinunci alla tua vita e lotti contro tutti gli altri. E quando questo Dio dice, vabbè, cambio verso, mi piace un ragazzino nuovo, mi piace Davide che è più giovane, e ti abbandona, tu cosa ti è rimasto? L'illusione di aver partecipato a qualcosa, ma alla fine sarai un fregato. Esatto, sei sottomesso, e sottomesso rimane. E dovrai, però ti dice chiaramente che esiste qualcuno che nonostante tutto, nonostante la repressione, nonostante che morissero perché le leggi c'erano questo, avevano la capacità e facevano le cose gratuitamente. Perché cosa poteva dire questa indovina? Dire vabbè, arrangiati, io non lo faccio. E no, perché era conscio del suo potere, gli apparteneva il potere era suo, aveva anche la possibilità di fare dono della sua capacità agli altri e non chiedere nulla in cambio. Poteva dire fai qualcosa? No, perché siccome la cosa gli apparteneva e nessuno gliela poteva rubare. Non era come il Dio geloso dei cristiani che un giorno ti parlo, l'altro giorno non ti parlo, fai un errore, ti condanno in eterno e così via. No, non aveva questi problemi. Sapeva che in qualsiasi caso la divinità e gli era simpatica, gli era vicina, e in qualsiasi momento, in quanto lei era una divinità, poteva fare questa cosa.
E questa è proprio la distinzione fra essere stupidi cristiani ed essere se stessi ed essere pagani. E logicamente tutti quanti leggono in positivo il discorso di Re Davide. Ma un'altra notizia, beh, a parte che dal punto di vista storico non esiste nessuna documentazione che Davide sia esistito, viene fuori, se chi si va a leggere la Bibbia, il comportamento stupido, perché chi combatteva contro gli ebrei diceva, fa Golia non è che ha fatto una strage di ebrei, diceva venga fuori uno tra voi che sia coraggioso e combattiamo. E lo fece non so per quanti giorni di seguito, dire qualcuno del vostro esercito è disposto a combattere. E nessuno lo trovava, tenendo conto appunto che poi dal punto di vista storico non esiste nessuna prova storica dell'esistenza di Re Davide. Però, allora, a noi questo, cioè, questo lo sappiamo, lo diamo per scontato. Noi nella Bibbia non la utilizziamo come fonte di storia, la utilizziamo come fonte di menzogne, cioè come la documentazione di racconti inesistenti, fasulli, di menzogna, che però hanno un fine concreto. Di conseguenza, per noi, per me, dal punto di vista storico, è più fondato il racconto di Pinocchio che la Bibbia. Cioè, io ho più facilità a credere al racconto di alla favola di Pinocchio che alla Bibbia tutta quanta. Però, noi non gli diamo nessun valore, però rappresenta uno strumento, un riferimento culturale assurdo, vuoto, privo di valore, che però serve per creare un certo progetto. E di fronte a questo progetto che c'è dentro, di fronte a quello che ti va a realizzare, a concretizzare e a dire fra le righe, noi dobbiamo combattere contro questo principio. Io, mentre stavi parlando, mi è venuta in mente una cosa, Francesco. Tu sai che, per esempio, con gli atei e gli anticlericali, una volta ci siamo anche quasi pizzicati, no? Perché? Perché abbiamo chiaramente delle cose diverse, a noi ci importava sottolinearle. Naturalmente dopo si è capito, insomma, che non è che ce l'avessimo con loro, ci interessa puntualizzare alcune cose diverse. E la stessa cosa vale anche per il discorso degli indiani d'America. Allora, qui in radio sono venuti degli indiani d'America portando il loro sentire, il loro pensiero, il loro modo di essere. E io ho avuto un paio di sollecitazioni da alcuni di ascoltarli, no? Allora, io non ho niente contro nessuno, cioè nel senso che ognuno porta le sue cose, però il paganesimo è una cosa e il sentire che queste persone portavano è una cosa che non ha niente a che vedere col paganesimo, cioè il sentire che queste persone portavano è legato al cristianesimo. Perché? Innanzitutto parlavano di grande spirito. Ora, negli anni d'America il grande spirito esisteva come genericità. In realtà è un'operazione che hanno fatto i missionari nel riuscire a capire qual era, cosa potevano pensare questi bifolchi, perché li consideravano dei bifolchi, e c'è una tecnica usata dai gesuiti, usata dagli altri, che consisteva nell'interpretare in termini cristiani le manifestazioni religiose degli altri, per poi, una volta interpretati e convinti gli altri che la loro interpretazione era giusta, sovrapponevano il cattolicesimo sopra. Ora, tutto il discorso del grande spirito, del spirito creatore, o siamo figli del grande spirito, è pensiero cristiano. Cioè, è chiaro questo? Cioè, è cattolicesimo calato in quella cultura. Se poi quella cultura fa proprio questo pensiero e lo riproduce come suo, sono fatti loro. Esatto. Però non passatemi che questo sia paganesimo o il pensiero o la religione dei nativi americani. Quei nativi americani che sono venuti qua sono cristiani, tant'è che pregano per la pace e pregano perché siamo tutti figli di un unico Dio. Cioè, allora, queste condizioni sono delle condizioni sine qua non del cristianesimo. Pregare significa sottometterci, supplicare il più forte per intervenire su delle cose dove noi non siamo in grado di intervenire. Ma io chiamo gli dèi, li evoco, li ordino di venire, perché il mio intento li lega, il mio intento, le finalità delle mie azioni, chiama gli dèi. Se io faccio una danza, e i nativi americani usavano le danze per integrare il proprio sentire e la propria percezione col divino che li circondava, era azione, non era preghiera, non era supplica. È chiaro questo?
il discorso che siamo tutti, non ha importanza che religione, siamo tutti, questa è una cagata immane, perché il mio sentire, il mio percepire, il mio modo con rapportarmi col mondo è prezioso, è importante, non è che sia qualunque cosa, tanto mi sono pagano, dite sì cristiano, no, col cavolo. Esistono delle leggi civili a cui dobbiamo sottostare, ma ci sono dei comportamenti soggettivi, personali e individuali che sono dei comportamenti religiosi. Cioè, se un pagano stupra un bambino, è un pagano di merda, ma è una persona di merda. Se un cristiano stupra il bambino, non è solo un cristiano di merda, è anche la sua religione, esatto, che glielo consente, che è una religione di merda. È chiaro questo? Cioè, non cerchiamo di far diventare uguali cose che sono diverse. Per quanto riguarda poi la percezione di Cavallo Pazzo o la percezione di altri indiani, Cavallo Pazzo era un guerriero, ma era un guerriero perché sapeva muoversi nei mondi del sognare come si muoveva nel mondo quotidiano, e sapeva muoversi nel tempo. Per cui lasciamo perdere le cazzate dell'intervento dello spirito, l'intervento del grande spirito. Cavallo Pazzo era uno che sapeva chiamare gli dèi e metterli al suo servizio, e ha saputo morire chiamando gli dèi al suo servizio, perché gli dèi lo hanno sacrificato al loro servizio, perché l'intento era quello degli dèi ed era anche il suo intento, il suo sentire. Per cui c'è stata una comunione di intenti che solo un guerriero può farlo, l'azione può farlo. Dopodiché ricordatevi sempre che quando si parla di pace è il discorso più pericoloso e più nero che ci sia, perché o la pace è la cessazione delle ingiustizie e allora è un atto di guerra affinché le ingiustizie cessano, oppure la pace viene imposta a delle persone affinché non mettono in atto delle strategie per uscire dalle ingiustizie. Per cui occhio al termine pace, cioè quando qualcuno parla di pace qua c'è roba da cominciare con i brividi. La giustizia è una cosa da considerare molto violentemente. E poi un paganesimo che non è fuoco, un paganesimo che non brucia l'anima delle persone, è un paganesimo che non esiste, perché solo le religioni monoteiste appiattiscono il sentire delle persone. Il paganesimo è fuoco e la conoscenza è fuoco. Sì, beh, d'altronde sono alcune cose da dire. Beh, è chiaro, nel monoteismo non è che appiattisce... Un attimo, questo non significa che io non abbia rispetto per loro, non abbia rispetto per il loro sentire, per il loro modo di essere. Loro fanno quello che voglio. È io che ho necessità di distaccare il paganesimo da quella sorta di che ho sentito che... Per me è cattolicesimo, però può essere una sorta di sciamanesimo molto all'acqua di rose, insomma. Molto all'acqua di rose. Sì, appunto. Molto, molto. E lo sciamanesimo è più profondo. No, ma d'altronde sai, il discorso di dovessi richiamare all'esterno è sempre un discorso pericoloso. D'altronde il Papa ha detto, fa, Dio ha rilevato l'uomo all'uomo, cioè nel senso che l'uomo non è capace di comprendere cos'è e che Dio gli deve rilevare cos'è. Cioè, nel discorso del rapporto tra l'uomo pagano e la divinità non esiste mai la necessità di avere la divinità che ti dica cosa sei e cosa non sei, ma significa sempre che tu sei qualcosa e dalla divinità hai bisogno di qualcosa e riesci a imporlo. Io voglio ricordare una formula di magia che comunque dà la natura del comportamento. C'è una formula che dice, fa, io voglio, io esigo, io lo impongo nelle vocazioni, in certe vocazioni, ma non significa io chiamo una divinità e quello che capita dove capita, fa, io voglio, io esigo, io lo impongo, cioè sono io con la mia volontà, con la mia persona, con come ho lavorato per la mia esistenza, la mia vita, che posso imporre qualsiasi cosa e posso volere qualsiasi cosa. Non ho bisogno che il Dio mi venga a raccontare cosa io voglio, cosa io desidero, cosa io devo fare. E tutti quanti quelli che dicono, fa, hai bisogno di chiedere a Dio di comprendere te stesso, sono cristiani. Esatto. Perché puoi comprendere te stesso soltanto essendo te stesso. Esatto. E nessuno può venirti a raccontare che pregando un grande spirito o pregando una divinità tu abbia delle risposte se non queste risposte non le possiedi, non sono tue. E questo è cosa fondamentale. Poi io troverei offensivo che uno mi dicesse siamo figli di un unico Dio, cioè in qua... dello stesso Dio. Beh, insomma, cioè, insomma, sono anche i figli che possiamo perdere, cioè, però logicamente noi sappiamo che non esiste un inizio unico e non esiste niente di unico per nessuno, cioè ognuno di noi è un mondo, ognuno di noi è una divinità e ognuno di noi essendo divinità è per forza di cose diversa dagli altri, di conseguenza non esiste per me
un unico Dio. Esiste una forma in cui se ne esce. Logicamente si chiesce dal Dio cristiano, che va bene. Che poi, prima di attaccare un attimino i telefoni, sì. Quando comincia a percepire nel paganesimo, un pagano comincia a crescere, comincia a comprendere che il mondo attorno a lui è vivo, normalmente non è che comprende che esistono tante divinità. E comincia col percepire quello che è più vicino al suo sentire, al suo modo di essere, al suo modo di rapportarsi. Per cui se è facile pensare che sia in effetti un'unica divinità. Nella storia del paganesimo ci sono sempre state delle divinità che avevano il sopravvento anche totalizzanti. Per esempio c'è stato Ares, c'è stato Iside, c'è stato Pan, c'è stato Dioniso. Cioè, ci sono state delle situazioni storiche, no? o regionali, in cui una divinità aveva il sopravvento rispetto a tutte le altre. Cioè, sembrava che fosse la divinità per eccellenza, no? No, non è detto, perché ad esempio io mi ricordo un bellissimo canto di Lucrezio, della natura dice fa: tu, Venere, che sei molto abile, che sei una dea della bellezza, perché non mi convinci Marte a stare più buono? Che vuol dire che, pur sapendo che Marte era un dio che provocava la guerra, c'era l'autore che sapeva dire, sarà il dio più cattivo, però tu, anche se sei una divinità, con le tue arti puoi renderlo anche più buono. Cioè, fammi questo favore qua, perché dia niente in cambio, cioè, io vorrei stare un po' più tranquillo. Cioè, di conseguenza, anche il rapporto con le divinità è ben diverso. Cioè, pagano non c'è concetto che una divinità sia più forte delle altre. Esiste una divinità che può essere più brava in un certo momento, o di una certa forma. Non intendevo dire questo. Cioè, intendevo dire, io quando sono diventato pagano non ho percepito l'esistenza di tante divinità immediatamente. Ho cominciato a percepire un divino, essenzialmente, che era il sunto di quello che io avevo dentro in armonia con quello che avevo fuori. Cioè, io la forma divina che ho percepito è stata la forma dell'anticristo. Cioè, sono voluti anni dopo per comprendere l'insieme delle divinità che questo comportava, ma sempre nei confronti della mia specificità, della mia trasformazione, del mio divenuto, capisci? No. Adesso posso chiamare migliaia di divinità, cioè non ho più questo discorso. Sì, ma d'altronde un pagano non è come un cristiano che tu dai il santino e prega un nuovo santo. Cioè, sì. non è la stessa cosa, cioè, nel senso che non è che si dice un santino di una nuova divinità, se dal punto di vista pagano sei a posto. Cioè, nel senso che i cristiani lo possono fare, perché essendo nulla gli dai un altro nulla, possono pregare un altro nulla. Vabbè, tacchiamo un po' i telefoni 049 700 700, 049 700 838. Ricordo a tutti quanti che su internet vi trovate un po'. Pronto? Sì? Ciao, sono Adriano. Dimmi. Trasmetto con Giorgio su Nativa. Ah, sì. Presa di distanze. Era una presa di distanza. No, non voglio prendere nessuna distanza io con te, assolutamente. Anzi, condivido molto di quello che state dicendo tu, Francesco. E niente, volevo dire questo qua per alcuni punti di quanto hai toccato sui nativi americani, e volevo anche cercare di capire. Sì, precisa. Allora, guarda, c'è stato, questo l'ho detto anche in trasmissione una volta con Giorgio, appunto, quando parlavo di nativi americani, per quanto riguarda l'invasione dei cristiani, se così vogliamo, nelle terre dei nativi americani. E, se posso un attimino faccio raccontino. Io ho solo 8 minuti di telefonate, però sì, tu fai pure. È una cosa molto veloce. Certo. Allora, sintetizzando, quando gli invasori, i cristiani, i missionari, se così vogliamo chiamarli, sono arrivati in territorio indiano, hanno chiesto, cioè tutti coloro che passavano per il territorio indiano, per i loro luoghi sacri, veniva fatto un consiglio perché queste persone potessero passare attraverso il territorio. Sì. E Capo Giuseppe, che è un grande capo, l'avrei sentito, sì. E ha detto: un attimo, fermatevi, voglio fare un consulto con gli altri capi per lasciarvi passare in questi territori. Sì. A un certo punto ho fatto il consiglio, eccetera, e sono tornato e ho detto: senti, del consiglio è sorto che voi non potete entrare in questo territorio, e
perché noi non condividiamo la vostra religione, non condividiamo il vostro sentire e per cui non vi lasciamo passare. Ecco che i missionari si è alzato senza salutare, ha girato le spalle e se n'è andato. Cosa voglio dire con questo? Che l'influenza cristiana, secondo me, in questi territori non è tanto del dire non vogliamo sentire, cioè noi non abbiamo voluto avere l'influenza cristiana, ma bensì noi abbiamo le nostre credenze e di conseguenza non vi imponiamo la nostra, però voi lasciateci stare perché noi abbiamo la nostra. E questo qui è un punto per dire che quando tu dicevi che hanno un'influenza cristiana quando si parla di pace. La pace secondo me fa parte dell'indole di tutte le persone, cioè non penso che ci siano delle persone che vogliono la guerra. Se tu hai seguito un po' le mie trasmissioni, pace è uno delle divinità nere, sì. Perché la pace è la cessazione delle contraddizioni, la cessazione delle contraddizioni è cessazione della vita. Il pace inteso come guerra va sempre riferito a cosa ci si riferisce, cioè io posso dire tu non devi creare ingiustizie, per cui il fatto che tu non crei ingiustizie è un termine di pace, però è altrettanto vero che se io impongo la pace a chi subisce le ingiustizie faccio un atto criminale. Sì, ma però se io voglio la pace è perché non voglio l'ingiustizia. Ah beh, questo è chiaro, mi sembra che stiamo parlando la stessa lingua. Sì, adesso la registrazione non ce l'ho più, comunque non ha importanza. No, sì, è vero che probabilmente intendiamo sotto sotto la stessa cosa, ma proprio perché noi abbiamo le divinità della guerra, abbiamo le divinità della contraddizione, sappiamo in che direzione va la contraddizione. Per cui quando noi sentiamo che si parla di pace in termini generici o in termini pace sociale o pace rispetto agli uomini, a noi ci viene i brividi perché gli uomini indifesi subiscono la pace mentre gli uomini potenti nel sistema sociale impongono la loro pace. Questo sono d'accordo. A me viene sempre i brividi quando sento parlare di pace. No, è una pace più umana, cioè nel senso del rapporto, io ti rispetto, tu rispettami. Sai, il mondo che vive di miliardi, parlare di una roba del genere è abbastanza... Sì, ma io sto portando la filosofia, sto cercando di portare la filosofia di quell'epoca, cioè di quel periodo. Tuttora posso però garantirti che sono ancora in conflitto proprio perché c'è la tendenza del cristianesimo a far soccombere le altre culture proprio con questa imposizione, certo, di possessività, sì, che questi hanno imposto. Certo. Ecco questo qua. Un secondo punto, sono breve, quando parlavi del grande spirito, per quanto ne so, loro considerano grande spirito qualsiasi cosa, cioè nella cultura cristiana c'è Dio ha creato il tutto, ok? Dal filo d'erba. Sì, sì, sì. Non fa niente perché per mantenere fede a questo detto, a questa credenza, mentre loro nella loro filosofia credono proprio i nativi più dentro al discorso, più dentro a questa filosofia, dicono che il grande spirito è ovunque proprio perché per cercare di creare un punto di riferimento. Ovvio che il punto di riferimento siamo noi in prima persona, cioè io sono il Dio in terra, cioè se mi lasci passare questo termine di Dio è... Io sono un Dio, esatto, uno, io sono un Dio fra dei. Sì, ecco, per cui loro considerano grande spirito una questione globale, sì, della cosa, però unificata, singolarizzata ad ognuno. Comunque quando si fanno, ogni persona giustamente riproduce quello che lei sente, no? Sì. Però quando si fanno una serie di affermazioni, cioè o comunque si danno una serie di input, una serie di dati, no? Sì. Bisogna anche dare l'insieme in cui quei dati vengono espressi, perché se quando tu usi un termine, tipo il termine pace,
nel tuo insieme che tu esponi ha un significato, mentre invece in un altro insieme ha un altro significato e un altro insieme prende un altro significato ancora. Cioè, non è sufficiente usare un vocabolo per esprimere un concetto, bisogna evocare tutto il concetto nella sua interezza, nell'oggettività e nella soggettività in cui quel concetto si esprime. Cioè, se tu esprimi un concetto, devi esprimere da dove ha origine, qual è il tuo intento, dove va a parare e l'oggettività in cui quel concetto si esprime. Cioè, non so se riesco a... Sono d'accordo con te, sono d'accordo. Cioè, io ho dovuto fare questa presa di distanze, capisci? Perché ma per me... Anche per fare un po' di chiarezza. Certo, ma infatti non volevo come con gli altri diretti gregari, sono miei amici, qualche volta devo prendere distanza perché abbiamo dei concetti che sono diversi. Dopo, è proprio perché poi sottolineiamo le diversità che tutto il resto ci è simile, capito? Sì. Allora, niente, volevo, per essere breve, volevo chiederti un'altra cosa. Prima all'inizio avete parlato quella cerimonia che si andrà a fare in questo Jesolo. Sì. Ecco, in cui parlavi del discorso che ci saranno degli strumenti tipo tamburi o cose di questo genere. Ecco, anche questo fa parte di una certa ritualità. Sì, fa parte di tutto lo sciamanesimo questo. Come? Fa parte di tutto lo sciamanesimo mondiale. Ecco, benissimo. Ecco, proprio per questo volevo dire, anche nella cultura nativa, il fatto di suonare un tamburo, che i nativi sappiamo suonano, hanno diritti, oltretutto delle canzoni che non sono con parole proprie, ma sono anche di segni gutturali, sì, delle tendenze proprio che vengono dal di dentro per esprimere quello che senti. Andrea, devo mettermi giù perché ho finito il tempo. Ho qui Mario che mi sta spingendo. Va bene, guarda. Un'altra volta, anche alle 19:20 quando sono in trasmissione. Vieni Mario. D'accordo. Ciao, grazie intanto. Ciao. Scusate, Andrea aveva il diritto a tutto lo spazio possibile proprio perché abbiamo fatto una citazione precisa, per cui il nostro tempo è finito. Se vuoi dire una cosa, Francesco. C'è una ragazza che aveva chiamato, Chiara di Treviso, qui mi aveva chiesto una certa cosa, mi riprometto di rispondergli il prossimo giovedì, perché purtroppo Mario è già arrivato ed è giusto lasciargli il suo spazio e la sua trasmissione. E di conseguenza ti risponderò più avanti. No, abbiamo chiuso la trasmissione. Io appunto voglio ricordare che la conferenza, allora mercoledì 8 marzo alle 20:30 presso la sala conferenza di sala Radio Camera 5 sarà la prima cicla della conferenza sulla paura, che il libro della paura, la Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Di conseguenza, appunto, chi vuole partecipare a questa conferenza, l'ingresso è libero e gratuito, di conseguenza si può intervenire senza problemi. Ecco, di conseguenza do appunto a tutti quanti mercoledì 8 marzo alle ore 20:30 presso la sala della conferenza della Radio Gamma 5. E per Chiara risponderemo la prossima volta. Il tempo nostro è scaduto. Ecco. La trasmissione chiudiamo qua perché Mario è qua in ascolto. La trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo, sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19. Alle ore 19 vi dirò dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico. Ciao e grazie per l'ascolto.